Ciao a tutti, benvenuti su Pennello per le ste carte. Oggi andiamo a porre una domanda ai miei tarocchi. Anzi, due domande potete fare perché farò due mazzetti, quindi potete fare una domanda per un mazzetto e un'altra domanda all'altro mazzetto. Due mazzetti, eccoli qua. Uno con il numero 5, questo sarà per una domanda, e per l'altra domanda il mazzetto numero 2. Chiedi ai tarocchi la tua, fai la tua domanda sì o no e poi ti ascolterai la risposta. Io parto subito, andiamo a vedere la risposta per il mazzetto numero 5. Concentrati sulla tua domanda e falla il più chiara possibile. Io cercherò di darti un sì o un no. Allora, andiamo a vedere per coloro che hanno scelto il mazzetto numero 5 qual è la risposta alla loro domanda. Stavo dicendo, sposta il mazzetto numero 5. Eccola là, sono chiarissime le carte. Allora, vediamo, qui c'è una situazione, io penso abbiate pensato ad un uomo, in special modo se è un uomo sposato o impegnato. Questo è quello che io vedo. Poi, ragazze e ragazzi, ve lo dico sempre, siccome qui sto rispondendo a una platea di persone, siamo molti, voi potete aver posto una domanda diversa naturalmente per ognuno di voi. Quindi cercate un po' di limarla, poi al limite nei commenti ditemi e guardo se riesco ad aiutarvi, se c'è un qualcosa di non chiaro, va bene? Però diciamo, io qui la preponderanza di quello che vedo, qui vedo questo uomo, questo re di denari che la fa da padrone, diciamo così, che mi occupa tutta la scena, e qui c'è questa regina di coppe. Quindi qui c'è una donna, se sei la donna sei lei, se sei l'uomo sei costui naturalmente. Qui il nocciolo è questo. Poi che abbiate chiesto di una coppia che non siete voi, che abbiate chiesto di un datore di lavoro che vi deve una risposta, il discorso è sempre quello. Qui c'è un uomo e c'è una donna, va bene? Qui cos'è successo? Io credo che questo uomo sia impegnato in qualche altra cosa o comunque con qualcun'altra, o comunque, e oltre a questo, potrebbe semplicemente essere un uomo che si oppone, diciamo così, a cui non va di prendersi un impegno di un certo tipo con te, con voi, va bene? Che sia un impegno d'amore, che sia un impegno per un business che dovete fare insieme, quello si tira indietro, che sia chiesto un finanziamento in banca per un progetto, perché qui vedo anche un progetto per cui necessiti dei soldi, insomma, capito che voglio dire? Quindi cerca di, ecco, poco cambia. Qui c'è un uomo che si oppone, diciamo così, a prendersi un impegno di un qualche tipo con te, con voi, va bene? Io qui cosa ci vedo? Io qui molto continuo a vederci questo uomo che ha una moglie da qualche parte, o comunque una fidanzata, un impegno da un'altra parte. Qui c'è un progetto che voi potreste avere nella mente con questo signore, quindi magari qui la domanda potrebbe volgere molto a quello. Andiamo a vedere, poi vi do l'esito finale, però ecco, secondo me il nocciolo è quello. Vedi, esattamente, io credo che qui ci sia stato un litigio. Allora, se c'è stato un litigio, se questa è la sua domanda che hai chiesto su una persona in particolare con cui hai litigato, uomo o donna che sia, secondo di chi sei te, va bene, e hai chiesto di un ritorno, guarda, qui qualcosina posso anche vedere, però qui vedo anche
che la donna in questione, quindi se tu sei la donna sei tu, se tu sei l'uomo sarà la donna a farlo. Io qui vedo una donna che alla fine abbandona il terreno e va verso qualcosa di nuovo. Qui c'è una donna, e io credo tu sia te che stai interrogando queste carte, che siccome questo signore, questo uomo, come ti ho detto, se hai chiesto di amore a lui, che è impegnato, se hai chiesto per un qualcosa, per un progetto lavorativo o comunque un qualcosa che riguardi il denaro, non so se mi spiego, qui potrebbe essere che siccome il tizio si oppone e vi fa un po' incacchiare, un po' arrabbiare, qui potreste essere voi che alla fine decidiate di chiudere questa situazione, di mandarlo alle ortiche e di andare verso qualcosa d'altro, perché qui la risposta è no per certi versi, però non è un no punto, è un no punto e virgola e si continua il discorso, nel senso che io vedo la donna, quindi se tu sei la donna sei tu, che se ne va verso qualcosa d'altro, che dà la schiena a questo signore, capito? E gli dice: leggimi la targa, adios, te ne vai verso qualcosa di nuovo e forse anche di migliore. Non so se mi spiego, capito? Quindi qui, ecco, è un no per quello che hai chiesto. Quindi se hai chiesto questo tizio X, no, nel senso che con questo signore la vedo una storia finita o destinata a finire o comunque che non decolla, non so come è meglio dire, ma dopo questa decisione, questa chiusura, questa rottura, io ti vedo volgere verso qualcosa d'altro. Quindi qui è una cosa, come ti posso dire, classico dire, insomma, non tutto il male viene per nuocere. Ecco, questo volevo dirti. Andiamo a vedere cos'altro mi dicono le carte. Qui c'è qualcosa di nuovo per te. Quindi si chiude un vecchio capitolo, ma se ne apre un altro. Proprio il caso di dire: si chiude una porta e si spalanca un portone, in poche parole. Guarda, e infatti c'è la positività, quasi come a dire, come vi stavo dicendo, non tutto il male viene per nuocere. Qui c'è un qualcosa di positivo che uscirà fuori da tutta questa situation. E lo spazio. Quindi quello che ti ho detto, quindi la risposta, non mi piace dire sì o no, stra, così, perché qui raccontano proprio una storia. Quindi qui c'è questo signore, vedi questa coppia, però c'è anche la terza, eccola là, qui c'è un triangolo. Poi, come dicevo, che sia un triangolo per lavoro, per esempio, se tu hai chiesto tizio, io gli ho chiesto, che ne so io, di prendermi al lavoro, se mi dà un posto, come ti posso dire, di responsabile, no, se mi fa capo reparto, no, la risposta è no, ci potrebbe mettere quest'altra donna o ci potrebbe essere quest'altra donna che si insinua, che si mette un po' nel mezzo, diciamo così, capito, che non sarà d'accordo nel promuoverti, non so come è meglio dire. Io qui la risposta non la vedo positiva, qui c'è un'opposizione di un qualche tipo, qualcuno appunto o qualcosa, una situazione si oppone alla realizzazione di quello che hai appena chiesto, però io ti vedo andare verso qualcosa di altro, verso un'altra persona, quindi c'è un altro giovanotto, un altro ragazzo, ma anche verso un altro lavoro, se di questo hai chiesto sicuramente. Quindi qui no, però qualcosa di nuovo, quindi molto molto belle, fammi sapere nei commenti. Andiamo ora a vedere l'altra risposta per l'altra tua domanda. Vediamo la risposta al numero 2. Concentrati ancora con me, parla con i tarocchi, chiedi loro. Concentrati sulla tua domanda, rimani concentrata o concentrato con me. Qual è la risposta alla domanda per coloro che hanno scelto il numero 2? Sì o no? Qual è la risposta alla domanda per coloro che hanno scelto il mazzetto numero 2? Qual è la risposta per il numero 2? Qual è la risposta alla domanda per il mazzetto numero 2?
Chiedi la domanda, concentrati, mi raccomando. Qual è la risposta? Mettiamole qua. Guarda. Allora, bene. Allora, a seconda, come dicevo, nell'altro mazzetto, secondo che cosa avete chiesto, dovete cercare un attimino di cucire, va bene? Cucire questo abito, questo vestito sulla vostra, sulla tua situazione, mi raccomando. Allora, qui che cosa c'è? Qui c'è, io ci posso vedere sia il lavoro, i denari, ma anche una storia d'amore. Quindi vediamole, cerchiamo di vederle quantomeno da entrambi i punti di vista, va bene? E poi, come ti dicevo, fai un po', cerca di tradurre per la sua situazione. Allora, dunque, qui che succede? Qui c'è in ballo, ci potrebbe essere in ballo un allontanamento anche abbastanza improvviso. Ci potrebbe essere stata una situazione o di tradimento in tutti i sensi, se si parla di lavoro, magari volevate l'avanzamento, l'hanno dato a qualcun altro, insomma. Ok? O tradimento, c'è una terza persona se riguarda l'amore. Io qui vado molto anche sull'amore perché, insomma, queste carte qui, voglio dire, io mi sembrano abbastanza chiare. Amanti, due di coppe, quindi qui ci sta benissimo che la vostra domanda riguardi proprio l'amore, riguardi una coppia. Però, ripeto, siccome qui siamo una marea di persone, io devo stare per forza sul generico. Poi cuci tu, fai tu le cuciture. Dunque, ma vedo tanto anche il lavoro io qui. Qui c'è una domanda anche di lavoro, sicuramente avete chiesto anche di quello, perché qui fanno vedere o una domanda che avete fatto, mi spiego meglio, o avete mandato dei curriculum, o anche ci può essere chi è stato messo a casa magari per questo casino del virus, non lo so, ok? Diciamo che qui c'è qualcosa, è successo qualcosa, sta succedendo qualcosa che vi crea un po' di scompenso, un po' d'amarezza, insomma, dei problemi, degli ostacoli da questo punto di vista. Ma qui sicuramente c'è in arrivo un qualcosa, un impegno da prendere. Qui c'è proprio una scelta da fare e un impegno da assumersi. Quindi può essere proprio un'assunzione di lavoro, se è questo quello che avete chiesto. La risposta è sì, è positiva. Quindi se avete chiesto per un lavoro, qui c'è un'offerta, c'è una proposta. C'è una proposta lavorativa, magari in nero, qui ancora, insomma, ecco, qui se il lavoro c'è non è, come si dice, oddio, ogni tanto non è ufficiale, come si dice, insomma, un po' a nero, va bene? O comunque un lavoro non messo in regola, non so come è meglio dire, d'accordo? Però c'è. Che con il tempo può portare, mi dicono le carte, con il tempo si può anche portare alla regolarizzazione di questo rapporto, di questo contratto di lavoro, capito? È un qualcosa che andrà avanti nel tempo, sicuramente. Quindi, se hai chiesto un qualcosa di lavoro, sì. Se hai chiesto di denari, sì. Qui c'è un beneficio che arriva, c'è un qualcosa di positivo che può essere un invito, possono essere i soldi, può essere un'offerta, una proposta di lavoro, bla bla bla. Va bene, che con il tempo si potrebbe dare anche delle belle soddisfazioni, anche perché sarà un qualcosa che ti piace o che ti piacerà fare. Se viceversa ha chiesto dell'amore, la risposta è sempre sì. Però la vediamo sotto un altro punto di vista, nel senso che qui c'è una coppia di am amanti nel senso che si piacciono, no amanti nel senso che c'è. Ecco, quindi
Qui c'è senz'altro un qualcosa che era partita proprio shtium, a 3000, almeno dal punto di vista, diciamo così, passionale, focoso, quindi un'attrazione folle, oserei dire io. Qui c'è molta, molta attrazione, c'è proprio un fuego, quindi le due persone che si piacciono molto, ora poi vado ad ampliare ancora, ma ecco, qui ci potrebbe essere stato un qualche cosa che ha fatto un po' incavolare, magari la gelosia, magari una bugia, un tradimento, insomma, qui qualcosina è successo, ci potrebbe essere stata o ci potrebbe essere in ballo proprio anche nel momento presente un allontanamento, quindi qui una persona che non si sta facendo sentire o non la state vedendo, sempre naturalmente riportata alla tua domanda, mi raccomando. Va bene, qui che succede? Qui quando meno te l'aspetti, tac, eccolo, qui arriva proprio la telefonata, l'invito, l'incontro, perché ci potrebbe essere proprio anche l'incontro di due persone che proprio si ritrovano e che si trovano bene, perché qui ci sono due persone molto molto affini che stanno bene insieme, che si trovano bene insieme e che si cercano, insomma, che si desiderano. Quindi si è chiesto farò pace, si riavvicina, mi ci rimetto insieme, riuscirò? Sì, qui la risposta è sì, anche perché qui guarda che meraviglia, qui è proprio il caso di dirlo, si va dalla luna, si va verso il sole, quindi qui molte cose ti si chiariranno, sulla domanda che hai posto. Andiamo a vedere. Quindi si sta aspettando una risposta, hai chiesto se ti arriva e sì, vedi, qui c'è proprio la ruota, guarda che meraviglia. Quindi qui la risposta è assolutamente sì, le cose cambieranno, ma cambieranno proprio in meglio, cambieranno in positivo, le cose si chiariranno, i rapporti si distenderanno e andranno anche avanti, Quindi non è una cosa del momento lì per lì, no, 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 no. Io qui vedo che le persone, se avete litigato, se non vi state sentendo, bla bla bla, ve l'ho già spiegato. Ecco, qui ci si ritrova, si fa pace, ci si riappacifica, ci si riavvicina. Quindi direi assolutamente positive. Poi ti lascio qui sopra, ma anche nella descrizione del video, trovi nella playlist Tarocchi Interattivi e Sibille, lì trovi altri video di questo genere dove faccio appunto le domande ai tarocchi, quindi anche quelle le puoi fare, visto che i video interattivi non hanno scadenza. Quindi ti lascio anche agli altri miei video. Un bacione, a presto!